Salve a tutti ragazzi e ragazze. Oggi impariamo come risolvere le proporzioni. Quindi questa nostra lezione odierna è un tutorial soprattutto, cioè impareremo passo per passo quali sono le cose da fare per poter risolvere serenamente una proporzione. Però cominciamo con un pochino di teoria. Prima di tutto ricordiamo che una proporzione non è altro che l'uguaglianza fra due rapporti. Il rapporto è una divisione, quindi io ho l'uguaglianza fra due divisioni. 3 diviso 2 uguale 6 diviso 4. Nella nostra proporzione i numeri assumono una nomenclatura particolare. Il numero 3 e il numero 4, che si trovano esternamente qui e qui, vengono detti estremi. Quelli che sono al centro, invece, vengono detti medi. Questa proporzione si legge 3 sta a 2 come 6 sta a 4, quindi il diviso diventa sta e l'uguale diventa come. Risolvere una proporzione significa calcolare il valore che deve assumere il termine incognito per rendere vera la proporzione, quindi su quattro termini ce ne deve essere uno incognito, uno che dovremo trovare. Gli altri tre ce li dà ovviamente l'esercizio. Bisogna ricordarsi che per risolvere le proporzioni è necessario applicare la proprietà fondamentale, cioè il prodotto dei medi è uguale a quello degli estremi. Se proviamo qui, ci accorgiamo che 3 per 4 fa 12 e 2 per 6 fa 12. In questo caso la proprietà fondamentale è verificata, quindi questa è a tutti gli effetti una proporzione. Abbiamo detto che uno dei quattro termini è incognito e viene sostituito dalla lettera x. Ci sono due possibilità. La prima è che il termine incognito sia un estremo, la seconda è che sia un medio. Facciamo un esempio di soluzione in tutti e due i casi. Prima. X sta a 36 come 15 sta a 9. In questo caso è un estremo la x. Come la risolviamo? Applicando la proprietà fondamentale, cioè moltiplichiamo i due termini che conosciamo, in questo caso i due medi, e poi dividiamo per l'unico estremo conosciuto. I due medi sono 36 e 15, quindi moltiplichiamo il 36 per il 15 e dividiamo per l'unico estremo conosciuto, 9. Facendo 36 per 15 diviso 9 ottengo 60. Al posto della x sostituisco il valore 60 ed ecco qui che ho risolto la mia proporzione. Dicevamo che esiste anche la seconda possibilità, cioè che l'incognita sia un medio. Anche in questo caso applichiamo lo stesso concetto, solo che dobbiamo ricordarci che vengono moltiplicati sempre i due termini che conosco. In questo caso io conosco i due estremi, quindi moltiplicherò i due estremi e dividerò per l'unico medio che conosco. Quindi mi raccomando ragazzi, si moltiplicano i due che conosco diviso l'unico che mi è rimasto. In questo caso 5 per 30 che deve essere uguale a x per 75, ovvero 5 per 30 diviso 75. Facendo le nostre operazioni otteniamo il valore 2. Come vedete è abbastanza semplice. Facciamo altri due esempi, con l'estremo come incognita, con il medio incognita e risolviamoli. Però vediamo un po' di andare un pochino più veloci. Qui ho 18 sta x come 3 sta 7. La x è un medio, quindi il risultato sarà x uguale il prodotto degli estremi, 18 per 7 diviso 3. Risultato 42. Nell'altro caso io x sta a 84 come 13 sta a 91. In questo caso è l'estremo che conosco, perciò dovrò moltiplicare i medi, 84 e 13, e dividere per l'unico estremo che è rimasto, 91. Risultato 12. E anche questa è risolta. Vediamo che succede quando i termini della nostra proporzione sono delle frazioni. X sta a 5 mezzi come 4 decimi sta a 8 decimi. Non cambia niente. Applichiamo di nuovo la proprietà fondamentale. Quindi in questo caso abbiamo un estremo, moltiplichiamo i due medi e poi dividiamo per l'unico estremo che conosciamo. Quindi la x sarà uguale a 5 mezzi per 4 decimi, che sono i due medi che conosco, diviso 8 decimi. Mi devo ricordare che per fare la divisione fra due frazioni è necessario trasformarla in moltiplicazione e invertire la seconda frazione, il secondo termine. Quindi qui avrò, nel prossimo slide lo vediamo, 5 mezzi per 4 decimi per 10 ottavi, quindi ribaltiamo la seconda frazione. Ed ecco qui, una volta fatto questo, ovviamente operiamo con la semplificazione a croce. Il 4 e l'8 divido per 4, 1 e 2. Il 10 e il 10 divido per 10, 1 e 1. Quindi sarà 5 per 1, 5, 2 per 1, per 2, 4. E la soluzione è x uguale 5 quarti. Come vedete non è cambiato granché, anzi, forse è addirittura più semplice in questo caso perché abbiamo la semplificazione a croce che ci aiuta.
diamo un'occhiata a che succede quando il medio è un'incognita. La nostra proporzione 10 terzi sta a x come 4 sesti sta a 9 venticinquesimi. In questo caso applichiamo di nuovo la proprietà fondamentale, ricordandoci di moltiplicare i due termini che conosciamo. In questo caso conosciamo i due estremi, 10 terzi e 9 venticinquesimi, quindi li moltiplichiamo fra di loro e poi dividiamo per l'unico medio che è rimasto, che conosciamo, che è 4 sesti. Quindi avremo x uguale 10 terzi per 9 venticinquesimi diviso 4 sesti. Anche in questo caso ci ricordiamo che per fare la divisione fra frazioni non dobbiamo fare altro che trasformare la divisione in moltiplicazione e invertire il secondo termine, quindi invertire la seconda frazione, che da 4 sesti diventerà 6 quarti. Una volta fatto questo, procediamo con la semplificazione a croce, e quindi avremo 10 terzi per 9 venticinquesimi per 6 quarti, e vado a semplificare. Semplificherò il 10 col 25, mi rimane 5, qui rimane un 2, che semplifico con il 4, rimane un altro 2, lo semplifico con il 6, rimane un 3, che semplifico con questo. Il 3 e il 6 e il 4 li semplifico, il 4 lo semplifico anche con quello che rimane del 10, e a questo punto non ci resta che fare le moltiplicazioni. 9 quinti, perché 1 per 9 per 1 fa 9, 1 per 5 per 1 fa 5. E abbiamo risolto anche la seconda proporzione. Diamo un'occhiata adesso, e lo facciamo come ultimo esempio, ad una proporzione un pochino più complicata. Più complicata solamente perché sono più operazioni da fare, non per altro. La nostra proporzione è questa. Come vedete ci sono le parentesi quadre e le parentesi tonde. Quello che devo notare però è che qui c'è un diviso, qui c'è un altro diviso. Significa che il nostro primo termine è questo. Questo primo termine sta a questo secondo termine, come x sta a questo che è il quarto. X ovviamente è il terzo, questo è il quarto termine. Quindi a questo punto io che cosa faccio? Ho riconosciuto i quattro termini? Semplicemente lavoro come se avessi tre espressioni diverse. Una che è la prima, che è questa qui, una che è la seconda e una che è la terza. E le svolgo in parallelo, contemporaneamente, come se svolgessi tre espressioni insieme. Quindi mi occuperò della prima, della seconda e della quarta contemporaneamente. Nella prima parentesi tonda, che devo fare? Minimo comune multiplo. Nella seconda, minimo comune multiplo. Qui c'ho da fare i minimo comuni multipli e qui. E quindi il primo passaggio sarà quello di fare i minimo comuni multipli. Fra 4 e 3 è 12. Fra 1 e 6 è 6, fra 6 e 3 è 6, fra 4 e 1 è 4. Faccio il minimo comune multiplo, lo applico, controllate per bene, 12 diviso 4 fa 3, 3 per 3, 9, ed ecco il 9 là sotto. 12 diviso 4 12 diviso 3 fa 4, scusate, 4 per 1, 4. Qui 6 diviso 1, 6, per 1, 6. Qui ho 6 diviso 3, ovviamente non sto a farlo quelli che sono già minimo comune multiplo, perché il valore resta lo stesso. 6 diviso 3 fa 3, 3 per 1, 3, 6 diviso 3 fa 2, 2 per 1, 2. Qui ho il 4, 4 diviso 1, 4, per 1, 4. Ed ecco qui che abbiamo la nostra, il primo passaggio svolto. Quindi non abbiamo fatto altro che i minimi comuni multipli. Andiamo avanti. Ora risolviamo le parentesi quadre facendo le moltiplicazioni e facendo le semplificazioni a croce. 13 terzi, perché se torno indietro di 1, qui ho 9 più 4 che fa 13 terzi, 6 meno 5 che fa un sesto, qui ho 5 meno 2 che fa 3 sesti, quindi un mezzo, qui ho 4 meno 1 fa 3 quarti. Se ci andiamo a dare un'occhiata, adesso li ritroviamo tutti quanti qua. Qui abbiamo già direttamente trasformato in moltiplicazione, e trasformato in moltiplicazione abbiamo ribaltato quello che era 3 quarti in 4 terzi. Facciamo le nostre moltiplicazioni facendo le semplificazioni quando si può fare. Poi procediamo di nuovo col minimo comune multiplo. Qui prima abbiamo fatto la moltiplicazione, ragazzi, Poi si fa l'addizione. Perché se faccio 3 e 3 lo semplifico 1 e 1, 4 e 4 li semplifico 1 e 1. Quindi mi rimane 1. Non mi rimane che fare il minimo comune multiplo qua dentro, che è 6. Lo svolgo il minimo comune multiplo, mi viene 9 sesti. Faccio 9 sesti e ora è rimasta come se fosse una proporzione di quelle di prima. Qui ho addirittura semplificato il numeratore con il denominatore per renderla ancora più semplice, e a questo punto non ci rimane da fare quello che abbiamo sempre fatto. L'incognita è un medio, quindi moltiplicherò gli estremi diviso il medio che conosco.
ed ecco qua, 13 diciottesimi per 3 mezzi per 6 primi, perché l'ho ribaltato direttamente. Semplifico a croce e ottengo il risultato di 13 mezzi. Quindi mi raccomando, la cosa importante, ricordiamocelo, è che quando si fanno le proporzioni con tanti calcoli così, bisogna considerare ogni membro, ogni termine della nostra proporzione come se fosse una singola espressione e risolverle in parallelo, finché non arrivo ad avere una forma di questo tipo, cioè quelle che sappiamo fare normalmente. A quel punto applico la proprietà fondamentale, ma fino a quel momento sono espressioni come tutte le altre, normalissime, non vi preoccupate. Se vi è piaciuto, come al solito, mettete un like. Se vi è piaciuto ancora di più, iscrivetevi al canale. Grazie di tutto, ragazzi, e alla prossima!